Ciao a tutti amici di Sbam, io sono Cook e oggi, grazie a un grandissimo amico del canale, ringraziamo Pedro, abbiamo la possibilità di fare una prova di tiro sulla lunga distanza con un'icona della Grande Guerra, un fucile che spesso non viene ricordato, secondo me, giustamente, viene ingiustamente ricordato per essere un fucile pessimo, perché secondo alcuni dava problemi, insomma, ci sono rapporti un po' conflittuali sulla sua efficienza in ambiente bellico. Tuttavia, una cosa su cui sicuramente non può essere ricordato male è la sua capacità al tiro. È ricordato infatti come un eccezionale strumento di precisione. E tra l'altro ricordiamo che nella Grande Guerra il più grande cecchino dell'alleato usava uno di questi, dotato di ottica. Quindi è un'arma sicuramente capace di grandissima precisione. E oggi la metteremo alla prova. Tra l'altro ricordiamo che questo modello, ed è questa una roba che da appassionato di navi mi fa uscire veramente di testa, questo qua è un fucile che ha visto la battaglia dello Jutland. Infatti era uno, come questo numero insegna, era uno dei 480, insomma, delle poche centinaia di questi fucili che era imbarcato sulla HMS Canada durante la Grande Guerra. E una nave che appunto vide la battaglia dello Jutland, partecipò alla battaglia dello Jutland e successivamente venne venduta alla Marina Cilena, dove questi fucili furono rimasti fino a quando non vennero commercializzati sul mercato civile. Un pezzo veramente raro che da appassionato di navi mi fa... sto impazzendo, vado fuori di testa io con sta roba qua. Comunque, bando alle ciance, prima di iniziare ringraziamo come sempre il nostro sponsor Armeria Palmieri di Modena, che oggi ci ha fornito le munizioni per provare quest'arma calibro 303 British, Sally & Bellow commerciali, e vedremo cosa riusciremo a fare. Intanto ringraziamo l'Armeria Palmieri, come detto, e non perdete l'occasione di acquistare presso questa armeria una delle nostre magliette. Andate a fare un giro sul loro e-commerce, sono estremamente forniti di tutto, fate una bella spesona di materiale da ricarica e buttateci dentro anche una nostra maglietta, che è molto bella. Ragazzi, iniziamo a sparare. Alzo, proviamo a mettere a 500. Vediamo. Le lastrine sono un po', come al solito, mi fanno un po' ostiare. Maledizione. Ok, facciamo che dopo lo carichiamo senza la lastrina. 500 metri. Ah, fan bagno, riblocca. Sì, decisamente dopo carichiamo senza la lastrina. Basso, angolo sinistro. Hai pelato il lato sinistro. Ok, va bene. Proviamo a spostarci su delle distanze un pochino maggiori. Vai.
Hit. È perfettamente centrale. Lato destro, centrato. Ok, ok, 3 su 5, dai, mi accontento, non è il mio fucile, ma mi accontento. Passiamo a 700, bene, proviamo il 750 metri con Ross, vediamo se ci arrivo. 5 colpi. Spotter, pronti? Pronti. Centrale perfetto alla base della piastra. Ok, dai, allora la compenso. Una piastra centrale. Alto perfetto, leggermente a destra. Oh, che bella che si è sentita. Conferma. Un po' alto a sinistra. Vabbè, peccato. Però sì, non è facile, vabbè, anche perché non sono abituato con questa mira, è la prima volta che ci sparo. Però ci siamo arrivati abbastanza così. Proviamo, non ci resta che provare gli 850 metri. Proviamo gli 850. Allora, se hai visto muovere qualcosa, un bersaglio più o meno a destra e un bersaglio basso più o meno. Ok. Hit. Questo fosse una hit nell'angolo sinistro della piastra. Angolo sinistro alto. Arrivano piano un pochino, forse un pochino si sente un orecchio nudo. Sono abbastanza sicuro, non c'è un gran splash, ti dico la verità, però mi sembra di vederlo. No, questo no. Non l'abbiamo visto. Probabilmente è andato alto. Basso una piastra. Ok, 2 hit le abbiamo fatte. Mi ritengo soddisfatto visto che, ripeto, non è il mio fucile, è la prima volta che ci sparo e sto andando con dei riferimenti abbastanza indicativi. Quindi mi ritengo soddisfatto. Abbiamo ancora 4 colpi, li proviamo a fare a 1000. Ma vediamo come va. Bene ragazzi, abbiamo gli ultimi 4 colpi.
Proviamo a vedere se colpiamo o ci andiamo anche solo un po' vicino a 1000 metri. Vediamo. Vado, eh. Sì, allora sei appena sotto di 20 centimetri sull'angolo destro. Ok, sto mirando al cespuglio alto perché non ho più elevazione. Marrone? Sto mirando sì al cespuglio marrone, appena a destra. Hai detto che ero giusto di arriva? Allora eri sull'angolo destro, sì? Basso 20 centimetri. Ok. Alzati un pelo e spostati a sinistra. Hai pelato a sinistra. Maledizione. Dai, ho l'ultimo. Oh, ma vieni! Ma vieni! Sì! 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 L'ultimo colpo! Incredibile! Incredibile! Bellissimo, quando c'entra l'ultimo colpo è sempre una figata. Ragazzi, bel fucile, bellissimo, sparare con una testimonianza vivente della battaglia dello Jutland è elettrizzante a dir poco, quindi ringraziamo il nostro amico Pedro che ce l'ha gentilmente messo a disposizione. Grazie e ci vediamo alla prossima. Da Cook è tutto.